Ciao, oggi ti voglio far vedere come cambiare le cinghie di distribuzione di uno rooftop che fa condizionamento in un centro commerciale. Come vedi siamo sul tetto di un centro commerciale, ci sono molteplici rooftop. Adesso ti faccio vedere le prime operazioni da fare. Innanzitutto è togliere corrente alla macchina per essere sempre in sicurezza, perché andiamo a lavorare su una parte molto importante che è il motore. Ok, una volta tolta corrente siamo sicuri al 100% che la macchina non potrà mai partire. Allora andiamo a vedere come fare a sostituire la cinghia di un ventilatore di un rooftop. Questa operazione la facciamo insieme a Claudio, che si sta già preparando. Attenzione sempre quando si va sui tetti d'estate, soprattutto in questi posti qua, perché ci sono le vespe e le api che fanno nidi ovunque. Ciao Claudio, ci vuoi far vedere allora che strumento serve per cambiare le cinghie? Chiave a rullino, due tipi, chiave a rullino e chiave a cricchetto. Ok, queste sono le cinghie. Ecco, l'importante quando devi ordinare una cinghia e fare una sostituzione e avere sempre i dati della cinghia esatti, perché nel momento in cui vai a comprarla, in questo caso abbiamo una B42 17x1067 Li, questi sono i dati fondamentali. Tutto il resto dei dati che trovi sulla cinghia non servono a una cippa. Ok, allora Claudio, che cinghia serve in questa macchina? Vieni qua che vediamo. Allora, entriamo dentro e guardiamo. La prima cosa da fare è vedere come è messa. La volta scorsa è stata tensionata per riuscire a dare una migliore resa. Adesso guardiamo il modello della cinghia. Vediamo un attimino. Eccola qua. Allora, eccola qua, è una B53 17x1350. Allora mi serve una B53 guarda che non siano queste qua. Ok, adesso ci siamo? Ok, ok, si vede che sull'altra macchina. Adesso la cosa importante prima di tutto è scaricare il cursore. Facendo così, cosa si fa? Si sposta il carrello del motore, quindi si avvicina il motore e quindi si accorcia la distanza che c'è tra l'interasse dell'albero del motore e l'interasse qua dell'albero della ventilante, della girante. Così facendo si può togliere poi la cinghia. Ok, adesso come si può vedere la cinghia è molla e quindi la possiamo far
saltare fuori da qua. Ok, prendi quella cinghia, adesso tiro quella nuova, eccola qua. Ok, adesso importante, sì, provo a vedere se riesci a tenere tu, a rimetterla quella nuova nella gola. Ok, adesso dammi qua che facciamo vedere, si riallinea il motore, se lo, allora allineato in questo verso, lo si porta in avanti per ritensionare di nuovo la cinghia. Un'altra cosa molto importante è, una volta che si è tensionata, posandosi al centro tra le due pulegge, bisogna avere un'oscillazione di un centimetro e mezzo. Non deve essere di più, altrimenti la cinghia è troppo molla. Se è di più, troppo tesa, cioè quindi poca flessione, la cinghia è troppo tesa e rischia di tranciarsi. Un altro accorgimento, dammi qua, un altro accorgimento da fare è questo, importantissimo. Allora, bisogna sincerarsi che le due cinghie siano perfettamente allineate. Come possiamo vedere qua, la cinghia, o meglio la puleggia dell'albero, della ventilante, della girante, è perfettamente allineato alla puleggia dell'albero del motore. Se fosse storto così, o storto così, sarebbe grave, perché la cinghia durerebbe decisamente la metà della sua vita. Un'altra cosa importante è guardare che la girante dentro sia fluida, anche a mano possa girare senza alcun problema. Questa è la cosa molto molto importante, guardare che non ci siano movimenti, o chiamati giochi, sugli alberi, al fine di evitare che la ventilante esplode in mille pezzi. Adesso ridiamo corrente e vediamo come funziona. L'ultimo accorgimento è mettere già un'altra cinghia con la sua fascettina bloccata vicino al motore, perché nel momento in cui vi chiamano che la cinghia è rotta, voi non potete avere dietro 50 tipi di cinghie, ma se avete lavorato bene e avete prevenuto la situazione, voi arrivate qui, vedete che effettivamente è rotta la cinghia, senza nessun problema avete già la cinghia di ricambio. In questa maniera qua poi potete ordinare la seconda volta che venite e mettete il ricambio, ma avete sempre la cinghia giusta al momento giusto nel posto giusto. Ipotizzando che sia un sabato o una domenica, dove non puoi oppure assolutamente in una trovarla, in cui non c'è copertura, perché comunque la cinghia è una cosa abbastanza semplice e che costa poco, ma ha dei canali dove non si trova Darleroy Merlin. Ok, adesso andiamo a dare corrente alla macchina, tu rimani lì? Sì, che vediamo come gira. Ci tiriamo un po' indietro onde evitare che se ci fosse qualche problema ci vola addosso. Vai! Che ci siamo, e questo qua si controlla bene che la cinghia sia abbastanza stabile. La vediamo fibrillare un po' in basso, ma niente di grave. Guardiamo anche che i cuscinetti non sfarfallino e il motore è stabile. A questo punto direi che la cinghia si è a posto,
e possiamo procedere con la chiusura del pannello. Un'altra cosa molto importante è quando chiudiamo il pannello, attenzione, perché la pressione, o meglio la depressione, è veramente alta. Chiudere sempre tutto, accertarsi di non aver lasciato dentro nessun attrezzo, e con questo da Verona è tutto. Ciao, alla prossima.